Vi presento me, Ra, Romano Amodeo, come sono stato sorpreso dalla webcam, inavvertitamente lasciata accesa. Comincio da 5 secoli avanti Cristo, da quella epifania, il fondamento di tutto è l'essere, che tre re magi venuti dall'orientale Grecia in Magna Grecia fecero allo Spirito Santo del Dio Yahweh, il Dio Io Sono Chi Sono, lì, sotto una stella che fu Monte Stella. Accadde ad Elea, dove furono ritrovate intorno al 1000 anche le spoglie di quel San Matteo che è l'unico evangelista che descrisse dell'Epifania, dei re magi, della stella e della nascita ai piedi della stella. Ebbene, quell'Epifania narrata da San Matteo e non da San Luca ha riguardato anche la mia culla, perché sono nato anche io sotto la stella di Monte Stella, a Felitto. Sono nato il 25 gennaio del 38, in quel 25 gennaio in cui sulla via di Damasco Gesù tornò al mondo per la prima volta dopo l'ascensione e si presentò a San Paolo in una grande luce che lo sbalzò da cavallo e procurò la sua conversione. Come Gesù a 5 anni lasciò l'Egitto, anche io lasciai Felitto, perché una analoga minaccia di morte gravò sulla mia famiglia, su me e su mio padre. Infatti Satana a 2 anni cercò di farmi morire di un male loro incurabile e i paesani tentarono di far uccidere dagli americani mio padre quando passò di lì una colonna dopo lo sbarco a Salerno. Tornammo così a Salerno. La strage degli innocenti, narrata da San Matteo e non da San Luca, ha riguardato pertanto la mia nascita e la mia rinascita per un miracolo annunciato in sogno a una bambina dalla Madonna che mi salvò dalle insidie di Satana proprio il 4 giugno 1940 e 6 giorni dopo la mia nascita e 6 ancora dopo la mia rinascita miracolosa per mano della stessa mamma di Gesù ci furono 2 nuovi re Erode che sancirono 2 stragi, le massime del mondo, la guerra mondiale. Il primo fu Hitler, seguito poi 2 anni dopo da Mussolini, 6 giorni dopo la mia rinascita. Pertanto la mia vita, più di quella di Gesù, ha avuto i 3 re magi, la stella, la culla sotto la stella e l'annuncio glorioso al mondo nel senso del termine Epifania. Anche io sosterrò quella stessa Epifania pronunciata da Senofane, Parmenide e Zenoni, 3 re magi, rifondando la scuola eleatica fondata da loro. Per San Luca, Gesù non ebbe nulla di tutto questo. A 8 giorni fu circonciso e poi se ne tornò a Nazareth per non muoversi più da lì. Niente Egitto, mentre invece io ho avuto Felitto, che suona molto simile a Egitto e che ha riguardato una fuga contro chi voleva uccidere, prima me e poi mio padre. Ve l'ho anticipato perché la mia vita tutta quanta è nella falsariga esatta di quella di Gesù. Anche io fino a 30 anni ho trascorso il tempo solo a costruirmi in modo pieno, facendo di tutto, esercitando ogni arte possibile e ogni sport. A 30 anni mi laureai e mi sposai e lanciai nella vita pubblica ed ebbi un successo immediato, strepitoso come architetto. A 3 anni dalla laurea fui per essere eletto addirittura presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, Pavia e Sondrio. Poi vinsi un concorso pubblico importante che non avrei potuto vincere, essendo richiesti 12 anni di esperienza, di fatto, che io non avevo. E a Ortonovo, tra gli ulivi, l'orto del Saccomani, costruivo quella casa del padre che per Gesù si chiamò Orto degli Ulivi e non Ortonovo, Getsemani e non Saccomani o Saccomani. Ebbene, come Gesù, a 33 anni esatti, anche io morì a me stesso a 33 anni esatti e resuscitai in lui. Infatti per i 3 anni di successi mi ero inorgoglito fino a giudicare una bella utopia il Vangelo di Gesù. Era irrealizzabile, chiedeva troppo, io per essere così bravo non ci riuscivo che in parte. Ebbene, a 33 anni dalla mia rinascita del 4 giugno 40 mi accorsi che l'utopia vera era il mio io e non l'io di Gesù. Volli allora morire alla mia presunzione e dargli vita. O non fare la sua volontà o quella di Dio. No, dargli vita attraverso la mia, donandogliela
interamente. Così a 33 anni posso veramente dire che io morii a me stesso e che davvero in me risuscitò lui. Abbandonai ogni potere e mi misi a servizio degli altri, degli ultimi, con i miei beni, che purtroppo non riuscii a vendere, e allora ipotecai, finché 12 anni dopo, nell'88, fui costretto a salire sulla croce del mio fallimento personale e lo chiesi al Tribunale di Milano. In questo frattempo però ho avuto la buona sorte di una vera e propria risposta che Dio mi ha dato. Un giorno in cui stavo per compiere una decisione sciagurata, volevo tagliarmi 4 dita fingendo un incidente, ma pregai Dio e gli chiesi cosa faccio, e lui mi rispose: aspetta. E Gesù e sua madre mi si presentarono in carne ed ossa un giorno poco prima che mio padre morisse, nell'83. Lo fecero per salutarmi di persona. È vero, ve lo garantisco, erano proprio loro due. Mi preannunciavano la fine dell'aiuto che Dio mi aveva sempre dato e la triste perdita che presto avrei avuto di tutto, della famiglia e della mia stessa virtù, perché sarei diventato molto simile a un malfattore. Fu una croce totale. Non potei nemmeno riprendermi a 50 anni perché mia madre si ammalò del morbo di Alzheimer, e allora la presi per mano, rinunciai a tutto e non la lasciai più fino alla sua morte 12 anni dopo, nel 2000. Notate, mio padre morto nell'83 e mia madre morta nel 2000 saranno morti in due anni santi. Mia madre quello famoso del 2000, mio padre nell'83, un anno santo particolare che il Papa elesse anno santo speciale dello Spirito Santo. Ebbene, mentre io mi concedevo tutto a lei, mia madre, che mi aveva dato la vita, la mia vera madre, quella celeste, che il 4 giugno 1940 era divenuta la mia nuova e vera madre, essendo la sede della sapienza, me la dava a piene mani. Così, trasferito a Saronno nel 1997, potei aprire una scuola di filosofia della fisica, la quale dimostrava avere le ragioni di Gesù. Il Papa, l'anno dopo, il 14 settembre, giorno che celebra l'esaltazione della Santa Croce, con l'enciclica Fides et Ratio, al punto 56, chiese ai filosofi di compiere quanto io avevo già compiuto. Scrissi allora al Papa, 25 gennaio 99, un gran libro in cui glielo mostravo, ma che finì negli scaffali perché un altro decise al posto suo se valeva o no. Organizzai allora un convegno, invitando pubblicamente la Chiesa Cattolica. Esso ci fu il 24/10/99, ma nessun teologo o sacerdote, per quanto invitato, si degnò di partecipare. Ebbene, quel giorno a Saronno era un giorno particolare. Si celebrava la stessa festa dell'esaltazione della croce che c'era stata già quando il Papa aveva richiesto l'intervento dei filosofi. E fui io ad essere in quel giorno proprio chi fu criticato perché mi esaltavo della croce. Per difendere ed attuare una enciclica osteggiata dai fideisti, io stavo digiunando da 38 giorni, mangiando solo l'ostia della messa. Una ventina di sacerdoti quel giorno volle seguire la croce e umiliare me, nonostante due benedizioni apostoliche datemi a Roma per quello che stavo facendo. Ebbene, quattro altri preti e 460 persone fecero loro una petizione scritta al Papa affinché ricevesse dalle mie mani la risposta che aveva richiesto. Avevano paura che mi ammalassi o morissi per il digiuno e chiedevano pura pietà umana al Papa. Ma un altro lo cinse e, rispondendo nulla, lo portò dove non voleva. Sto citando il Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 18. Anche un altro si sarebbe sostituito al nuovo Papa nel 2005, accettando a cuor leggero che il buon pastore non cercasse me, la pecorella smarrita, che nuovamente non mangiava. Nella imitazione della vita di Cristo, mentre egli ebbe un solo Caifa, io ne ho avuti due, come le due stragi degli innocenti che seguirono immediatamente la mia nascita e la mia rinascita come nuovo figlio di Maria. Ora io rivelo tutto ciò al mondo e su YouTube ve lo mostro come lo dico. Lo lascio alla storia.